Sono buone le sensazioni degli operatori turistici dopo le prime settimane estive che hanno visto nella nostra regione una buona affluenza su tutto il territorio, soprattutto nei fine settimana. C'è fiducia dunque per l'arrivo dell'alta stagione che potrebbe, tra turismo di prossimità e turisti di altre regioni, far registrare una crescita rispetto allo scorso anno. Sulla questione il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli, si è detto ottimista, ma l'Abruzzo deve ancora crescere molto. È chiaro che i movimenti, le richieste, anche se sono molte, vengono definite e confermate all'ultimo momento. È un chiaro segnale della difficoltà della famiglia italiana ad organizzare e programmare la vacanza. Gli operatori ce la stanno mettendo tutta. Le aziende alberghiere sono pronte come sempre a sacrificarsi e anche a individuare nuovi flussi che potrebbero essere sicuramente utili per integrare il bilancio definitivo di questa estate. Dobbiamo essere attenti ai cambiamenti, la domanda turistica sta cambiando e di conseguenza anche l'offerta deve trovare una sintesi più praticabile, più attuabile, anche perché i costi di gestione sono ormai insostenibili. Il presidente Giovannelli è intervenuto anche sulla delicata questione relativa alla carenza di personale stagionale nelle strutture ricettive. Dobbiamo capire qual è l'obiettivo e qual è soprattutto la figura o le figure che le nostre aziende hanno bisogno. Dopodiché, che ci sia un problema sociale nei confronti delle figure professionali del turismo stagionale è vero. Analizziamo anche questo, perché? Perché le famiglie non stimolano i giovani a formarsi in una esperienza estiva? Per quale motivo ci sono queste problematiche che rendono meno interessanti quello che invece per tante generazioni è stata una grande esperienza di vita? Ecco, questo è anche un ragionamento che va fatto, che non è tipicamente abruzzese, ma è sicuramente nazionale, e sicuramente noi dobbiamo cercare invece di far capire il contrario, perché la verità è un'altra. Il turismo ha delle proposte e delle opportunità enormi, anche professionali, di rapporto, di crescita. È una professione che ti consente di poter esercitare le stesse mansioni in tutto il mondo senza codici particolari. Basta la volontà, la voglia di farlo, e soprattutto dall'altra parte ci deve essere una categoria in grado di rispettare e gratificare le figure meritevoli.